mondo, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua, ragazzi, su Fortnite, perché come avrete letto dal titolo, oggi andremo a scoprire la base segreta di Deadpool. Sì, ragazzi, nella mappa di Fortnite c'è la base segreta di Deadpool. Prima di iniziare, vi ricordate questa scena? Ecco, perfetto, è proprio lì che andremo. C'è un posto dove si gira l'armadio e puoi entrare nella base segreta di Deadpool. Vi ricordo, pollice in su, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram Alex il Biondo, e se volete far parte del Biondo Team, un gruppo Telegram che ho creato, il link è qui in descrizione. E prima di iniziare andiamo a mettere la skin di Deadpool, perché ci sta. Il problema che non ho la skin di Deadpool. Eccoci, ragazzi, sul nostro bus. Allora, guardate qua la mappa. Voi direte: Alex, ma dov'è questo posto, ragazzi? È proprio qua. Ok, secondo me se dovevo mettere una base di Deadpool la mettevo sul lo yacht qui, ma invece no, l'hanno messo a bosco. Quindi ci buttiamo, speriamo di non incontrare nessuno. Vi faccio vedere il posto, ragazzi, se volete andare a vedere anche voi il posto segreto. Eccolo qua, questa casa piccolina. Ok, non credo che ci sia gente. E questo è buono, ragazzi. Ok, è in questa casa. Allora, per primo prendiamo questa chest, perché poi ce la giochiamo anche. Non è che vi faccio vedere il posto segreto e poi me ne vado. Ok, scudini. Ok, ragazzi, questa è la casa. Dobbiamo entrare qui all'interno. Ecco qua, ragazzi, qua c'è il posto segreto. Un attimo che qua c'è la chest leggendaria. Poi direte: ok, Alex, sei venuto in questo posto, e dov'è la base? Qui sotto? Ragazzi, prima vi ho fatto vedere la scena del trailer della season 2. Se andiamo qua, vediamo un po', non c'è niente. Qua c'è una attenzione, c'è il tasto per aprire, e guardate un po', ragazzi, clicco e si apre proprio come nel trailer. E ragazzi, qua c'è l'accesso per entrare nella base segreta di Deadpool. Ok, sono abbastanza emozionato, entriamo qui dentro e c'è questo. Non è vero, ragazzi, qua credo che dobbiamo aprire. Oh, distruggiamo e eccoci qua, ragazzi. Allora, passo dopo passo, e intanto ho notato che siamo anche in safe. Siamo veramente veramente fortunati. Allora, andiamo qui, c'è tipo il pavimento a discoteca, e qui ci sono dei nani che fissano il muro. Qua c'è un'altra chest. L'unica cosa che non ho capito è perché qui è tutto distrutto. Sicuramente sarà successo qualcosa che la Epic ancora non ci vuol far sapere. Andando qui, ragazzi, c'è una prigione, e non capisco perché c'è questo posto segreto. Allora era una prigione? Non lo so, ragazzi. Apriamo e all'interno vediamo se... attenzione, si rompe. Forse c'è qualcos'altro sotto? No, non c'è niente. C'è solo un nano infilato dentro un vaso. Come avete visto, qui dentro si trova buon loot, quindi se volete venire, ragazzi, c'è pochissima gente, non ci viene quasi nessuno, e poi c'è molto ma molto loot. Ragazzi, vediamo un po', perché non credo che finisce qua. Qua ci... cioè, ragazzi, più che base di Deadpool, qua è una prigione dove ci sono i nani. Non lo so il perché. Andiamo, ragazzi, voglio distruggere, perché cioè voglio sapere se sotto magari c'è qualcos'altro segreto, un altro piano segreto sottoterra. Non lo so, ragazzi. Ok, qua non credo che c'è qualcosa. Vediamo qui, ma non credo. E infatti, ragazzi, non ci sta più niente. Questo è il tutto, ragazzi.
Però è una figata assurda, perché voi entrate dall'armadio, poi non viene quasi nessuno qui, quindi c'è lutto, potete fare materiale e quindi state veramente a posto per giocare. E poi ragazzi, guardate un po', qui c'è l'uscita, tranquilla, c'è tutto un casino magari per trovare il posto e poi si esce da qui. Ok ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo posto segreto di Deadpool. Sicuramente qui all'interno ci saranno molti ma molti segreti. Cosa ho combinato non lo so, perché come avete visto è praticamente una prigione dove ci sono dei nani. Non lo so ragazzi, veramente non lo so, è un posto abbastanza misterioso. Sono sicuro al 100% che la Epic farà qualcosa, che non credo che ha messo un posto lì giusto per... Poi se avete notato era tutto distrutto ragazzi, era i mobili tutti buttati a terra e stavano questi nani che non lo so cosa ci facevano là. Scrivetemi nei commenti se avete voi la skin di Deadpool. Io non ce l'ho purtroppo, perché non ho acquistato il pass quest'anno. A mio parere la skin di Deadpool è veramente veramente figa. Nulla ragazzi, la gente non si vuole far proprio vedere qui. Ah, c'è qualcuno? 14 persone e non ho trovato neanche una. Ok, saliamo su questa montagna per vedere almeno se c'è qualcuno, perché ok, ci sta uno là, un po' lontano, ma ci andremo perché ancora non incontriamo una persona e voglio fare le kill. Ok, c'è uno col cecchino, eccolo là, quello col cecchino, quindi non mi voglio far vedere perché sincero non sono pronto. Ok, sì, ucciso io, bella, ci ho rubato la kill tantissimo, però lui si è fottuto il loot. Ah, voglio il mio loot, io l'ho ucciso. Dove sta? Ragazzi, ma che... ma mo era qua? Ah, se n'è andato con la jump e mi ha lasciato. Una bella sorpresa. No ragazzi, ma perché mi ha lasciato tutta questa roba questo? Boh. Andiamocene pure noi. Ok, eccolo. Non l'avevo visto. Noi abbiamo il lanciarazzi, quindi facciamo così ragazzi, non ci facciamo vedere. Ok, carico. Ok, l'ho sbagliato. No, ho sbagliato. E vabbè. E tu, muori. Muori per favore. No, 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 no. Ragazzi, abbiamo perso. Ok ragazzi, questo video finisce qui. Ditemi nei commenti cosa ne pensate del bunker segreto di Deadpool. Vi ricordo, pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina. Seguitemi su Instagram Alex il Biondo se volete far parte del Biondo Team, un gruppo Telegram che ho creato, andate qui in descrizione. E noi ci becchiamo in una prossima live o video. Ciao ragazzi.